Aspettiamo che qualcuno si connetta, non è. C'è il tempo bello fuori da noi, in quota nevicato, però dai, chi non la vede in diretta, se la vede poi, se ha voglia, in differita o sul canale YouTube Bob e Alex, Rasoio e Pennello, visto che ho iniziato a rimetterle lì. Adesso aspetto che si collega qualcuno, se qualcuno si collega, se nel giro di qualche minuto nessuno si collega, buon amen, non è un problema mio, spengo tutto, magari la rifaremo in un orario più consono, ma poi visto che devo andare dalla mia dolce metà al bar per cenare assieme, mi tocca andare a mangiare là, sarò impegnato, forse poi la rifarò più tardi, però verso le 9. Quindi vediamo se compare qualcuno. Ancora non vedo nessuno. E quindi aspettiamo. Ma che ora è? Le 6, ho detto le 6, quindi uomo avvisato, mezzo salvato. E altrimenti ciccio, aspetto 5 minuti e poi spengo tutto. E magari la rifaccio più tardi. Anche perché venerdì. Allora, c'è Alessandro, la facciamo intima. Io e lui, ciao Alessandro. Sto aspettando che si connette qualcuno, perché non parlo a vuoto, poi se non si connette nessuno se la vedono magari in registrata. Come sempre, poi, se qualcuno vuol fare qualche commento o chiedere qualcosa, io dopo con calma me la riguardo. Me la riguardo e sempre con calma vi rispondo. Ciao Fabrizio, ben arrivato anche a te. Bene, allora, questa puntata qua, un po' per ripercorrere la strada fatta qualche anno fa che era piaciuta e che penso ha dato la mano a parecchi che hanno iniziato, volevo parlare di Rasoi, sempre nell'ottica che è dedicata a chi inizia, non all'utente che già le sole le sa evitare da solo e conosce un pochino il ramo, ma a chi inizia e deve comprare il suo primo rasoio a mano libera e possibilmente deve prendere un prodotto che non sia una sola e che comunque sia gli permetta di farsi una rasatura soddisfacente. E i canali li sapete, per comprare il rasoio a mano libera sono comprare del nuovo in rete o in negozi, comprare del custom dai bravi produttori che ci sono in circolazione, oppure optare per un vintage che si compra su eBay, sui mercatini ufficiali di Facebook, oppure chi ha la fortuna di avere qualche mercatino del vintage o dell'usato in giro per i paesi, anche lì sopra, anche se in realtà lì sopra poi non si trova ormai più tanta roba. Ormai è tanti anni che la gente compra a mano libera, come tutte le cose che non sono più prodotte, dagli oggi, dagli domani, una fine c'è. Bene, quindi iniziamo pure a parlare e poi chi vuole se la riguarda con calma e magari poi chiederò a che ora preferite che venga fatta, così che c'è un pochino più di pubblico. E quindi parliamo di rasoi, ma non di, diciamo, non della parte tecnica relativa alle molature, alle misure, qualcosa sui materiali. Quella la rifaremo in maniera più approfondita, sempre questo nell'ottica di essere di aiuto a chi inizia, per non infarcirvi la testa di troppe nozioni che vi fanno solo confusione e vi fanno perdere poi la strada. Io per l'occasione ho indossato la divisa ufficiale, vedete, guarda, Trac Pro Raso Accademia Scapicchio dal 1820, che lo uso per non impatacarmi tutto quando affilo. Allora, rasoi io li ho, diciamo, li divido in quattro categorie.
sempre destinata a chi vuole iniziare. Abbiamo il rasoio industriale, moderno, il rasoio custom, quindi sempre un moderno ma costruito da un artigiano, il rasoio vintage, quindi i prodotti vecchi, intendo vintage, diciamo fino agli anni 70, si va da metà 1800 con le lame inglesi fino ad arrivare agli inizi degli anni 70 con le lame, diciamo, classiche Solingen. E infine i merdo rasoi industriali. Partiamo subito dall'ultima categoria, che è la mia preferita, i merdo rasoi industriali. Sono quei rasoi a mano libera che vengono venduti in rete tipo Amazon, che sono un po' una presa per il culo, nel senso, vengono fatti nel periodo in cui il rasoio a mano libera tornava di moda per dirti, cazzo, c'è un rasoio figo per farti la barba, un po' come chi adesso va a Solingen, in qualche negozio trova dei rasoi a mano libera, magari con sopra scritto souvenir de Solingen, in realtà è tutta roba magari fatta in Pakistan che non vale niente. Per farvi vedere un esempio di merda rasoio, mi sono dotato qui, dov'è? Ecco, questo è un esempio di merda rasoio industriale. Alla forma. Il manico è rotto perché volevo ciurargli il manico per metterlo su una lama buona, però mi si è rotto. La forma è quella di un classico rasoio. C'è anche lo stencil, l'uomo barbuto, sempre piaciuto, che fa molto fico. È un prodotto che può costare una trentina di euro. Questo aggeggio qua è perfettamente inutile. Viene fatto sicuramente in Pakistan o giù di lì. Il metallo è ciao Leis. Il metallo di questo è diciamo, è equivalente a quello con cui viene fatta una lattina di Coca-Cola. La tempra è inesistente, però comunque lo pagate 30 euro. Sembra figo, potete sbatterci il muso quanto volete, non taglierà mai la barba, o quantomeno non la taglierà mai bene. Quindi, questa categoria tra i quali annoveriamo i blasonati Samurai, Razum, tanto per dirne qualcuno, Titan, con la sua bellissima scatoletta di legno made in England, sta ceppa lippa, che costa 80-90 euro, non costa poco. Rasoi, la maggior parte delle volte inaffilabili, inutilizzabili. Sono degli ottimi spalma Nutella, taglia burro, vanno anche bene se riuscite a dargli una parvenza di affilatura per tagliare e aprire le scatole. Un piccolo capitolino a parte di questi rasoi, ciao Carlo, diciamo che è il Gold Dollar. Il Gold Dollar, in ogni caso, è un rasoio che si può affilare, vi ci potete fare la barba, non sempre va bene, diciamo un po' un terno al lotto, però ormai spesso e volentieri si affilano con qualche escamotage, tipo quello di mangiargli lo stabilizzatore, chi più ne ha più ne metta. Vi permettono comunque sia di farvi una sbarbata tranquillamente. La pecca dei Gold Dollar spesso è le tempre, quindi hanno delle tenute del filo veramente veramente basse. Qualche caso mi è capitato che fa mezza barba, poi non taglia più. Però comunque sia li posso considerare degli usa e getta, nel senso, se uno proprio non può spendere, va bene anche quello per fare una prova. Logicamente non è l'ideale, però comunque sia si sa che può tagliare la barba in maniera discreta e si può affilare. Costa una sciapata 5-10 euro, quindi non buttate via tanti soldi. Il problema è che se comprate il Gold Dollar dovete anche comprare le pietre per affilarlo e magari spendete 100 euro in una buona combinata e altri 30 in una pietra di finitura. A quel punto credo che valga la pena comprare un rasoio per bene per fare le prove. E quindi non lo boccio a priori il Gold Dollar, semplicemente dico che visto che devi spendere dei soldi per la coramella, il rasoio e tutto, allora forse non vale la pena. A meno che uno di io provo, compro il Gold Dollar, lo affilo sulla carta vetrata, compro la coramella di cartone da 10 euro, ti ci fai la barba? Sì, puoi tranquillamente farti la barba con tre fogli di carta vetrata, 1000, 2000, 3000. È una pasta abrasiva. Logicamente non è la barba della vita e non so quanto va bene
per chi inizia, e un po' di manualità comunque ci vuole. Quindi questa è la categoria dei merdo rasoi tipo questi, che sono degli ottimi, in realtà spalma Nutella, molto molto ganzi, carini, funzionali, o per fare come fa qualche maestro di, come si dice, di difesa personale, i giochini che se lo gira nelle mani. E gli ho detto, una volta l'ho visto in live, gli ho scritto: guarda che quel rasoio non taglia un cazzo. Lui, per farlo svelto, ha tagliato la carta, praticamente più che tagliarla la strappava. Io, per rifarlo svelto ulteriormente, gli ho affilato un rasoio da barba e gli ho tagliato la carta. Gli ho detto: questo taglia, se lo fai con questo lo fai una volta sola, perché dopo un'ora non è più nessuna delle dita. Questa era una piccola parentesi. Ciao Roberto. Passiamo alla seconda categoria, categoria che mi sta molto a cuore, che no, la seconda categoria, scusate, ne ho saltata una. Quindi quella dei merda rasoi non esistono, via. Spalma Nutella, ci sono più belli e costano di meno. Passiamo alla seconda categoria, gli industriali moderni. Allora, gli industriali moderni, ciao Marco, sono dei prodotti che comunque sia, non sono malvagi, vi permettono di fare comunque sia una rasatura discreta. E sono funzionali. Le marche affidabili, realmente affidabili, che ancora comunque sia fanno un prodotto che può andare bene, secondo me non sono tante. Io annovero, senti che termine, mi sono anche rasato tutto, sono andato dalle mie barbiere, che saluto, ciao Silvana, ciao Nives, del barbershop di Cura della Barba, che mi hanno risistemato. Ciao Alberto, Alberto, per chi non lo conosce, è il bravissimo produttore di coramelle e paddle che ho citato l'altra volta. Anzi, adesso me ne ha mandata una in cordovan che devo provare, e quindi poi vedremo anche quella come funziona. E quindi ciao Alberto. E dicevo, le marche secondo me, gira, mista, imbroglia, sono, io dico, le dico in ordine di bontà, per quello che la mia esperienza personale, sempre ne ho provati diversi, ne ho affilati diversi, quindi io annovero i Revisor, i Class, un pelino sotto leggermente i Tiercy Sard moderni, che però purtroppo costano veramente tanto. Poi ci metto a pari merito in fondo alla classifica Dovo e Boker. Questi sono prodotti comunque sia ancora fatti per il verso, prodotti che si affilano e quindi prodotti acquistabili. Chi vuole proprio il nuovo per giocare con la rasatura può anche partire da un Dovo 100 o 101 che costa 70-100 euro a seconda di dove lo comprate. Quindi diciamo non è una scelta che io personalmente Bob boccia, semplicemente va fatta con cognizioni di causa. In che senso? Qual è il problema reale degli industriali? Allora, il primo problema reale degli industriali è che difficilmente vi ci fate la barba. Questo per un semplice motivo. Tutte le cose taglienti hanno un degrado naturale se non utilizzate. Io se prendo un rasoio mio, lo affilo strabene sulla maruca che taglia la barba, mi metto così e lui taglia la barba, poi lo chiappo, lo metto in un cassetto dell'armadio, non mi dimentico di averlo. Dopo 5 mesi dico: ah, cavolo, c'ho anche il filarmonica NOS 9 ottavi che ho affilato 5 mesi fa. Lo prendo, lo scoramello, ci faccio la barba e la barba non la fa. Questo perché? Perché c'è un degrado naturale del filo dovuto alle microossidazioni e a tanti fattori, anche se il filo è unto con un buon olio, che ne impedisce il taglio corretto. Quindi il rasoio Dovo, Boker, Nis Black che comprate spesso e volentieri è affilato da barba, non in maniera diciamo proprio consona di base, perché sono sempre affilature industriali, ma sicuramente fermo da qualche mese, vuoi in negozio, vuoi nei magazzini, e quindi perde la capacità di taglio. Ecco, quel rasoio lì va riaffilato. Quindi se voi lo comprate su Amazon, dove in un sito che non vi garantisce la riaffilatura, difficilmente ci fate la barba e non basta scoramellarlo. Spesso e volentieri va riaffilato, quantomeno passato su una prefinitura e sulla finale, a volte occorre anche ribisellarlo. E quindi, oltre a comprare il vostro bellissimo
rasoio nuovo, dovete anche comprare le pietre e le dovete saper usare, perché un altro problema del moderno è che, sempre faccio pubblicità a Scapicchio, che mi ha ospitato nel suo barber per 1 o 2 giorni, molto molto carina. E dicevo, anche perché causa i materiali moderni più, tra virgolette, performanti a livello di durezza e tenute dei fili, la filatura degli industriali non è sempre facile. Un'altra marca che non ho menzionato, per esempio, è Timor, e anche quella delle volte fa impazzire gente che tanto che affila, per uno che inizia non è proprio l'ideale. Quindi, quantomeno, se optate per uno di quelli, affidatevi ad un negozio che ne garantisce la spedizione dopo l'affilatura. Preattoni, per dirne uno, affila e viene spedito dopo l'affilatura. Un negozio di Genova, non mi ricordo qual è, l'amico Massimiliano Vicini, prima che vengono venduti, gli affili i rasoi, quindi un bravissimo affilatore, sicuramente vi arriva un prodotto affilato bene. Cura della Barba di Pesaro, Marco, che ci conosciamo da una vita, quando vende un rasoio, ne ha venduti un paio di Boker ai suoi clienti, non credo molto online, mi chiama, mi dice: "Bob, mi affili 2 rasoi?" Io glieli affilo, il cliente lo prende affilato di nuovo. E allora in quel caso basta la coramella e ci si può fare la barba. L'altro difetto degli industriali moderni è il costo. Allora, se voi prendete dei modelli di punta, quindi non il classico Dovo 101 da 80 euro, prendete il Bergischer Love, che è il modello di punta della Boker, che è un 5/6 ottavi, carino, col manico in osso, le scritte in oro 24 carati. Ecco, quel rasoio lì vi costa 280 euro. Beh, 280 euro hanno le gambe lunghe, e con 280 euro ti ci viene un signor vintage, qualsiasi lama Solingen, praticamente NOS o lì, un bellissimo filarmonica, e vi ci viene anche un custom. E quindi, secondo me, va valutato questo discorso e questo pensiero. Quindi, diciamo, il rasoio industriale moderno può andare bene per chi inizia, sì, mi con però le problematiche che vi ho detto, quindi spesso e volentieri non è affilato da barbe, va comperato in un negozio che vi fornisce prima della spedizione il servizio di affilatura. Non è tra i rasoi più comodi da affilare, causa complessità dei materiali, e ha un costo abbastanza sostenuto. Terza categoria, il rasoio custom. Il rasoio custom non è altro che un rasoio moderno, costruito con svariati materiali, da una persona fisica, quindi un maker o coltellinaio, mettetelo come vi pare. Vi ho fatto vedere quello dei Fontani l'altra volta, che fa un prodotto decisamente ottimo, molto molto fatto bene, molto curato. Fa un prodotto che può essere personalizzato, cosa che non è male. Voi potete scegliere la misura, la molatura, il tipo del manico, la forma della punta, la forma del manico e tanti tanti altri parametri, tanti altri fattori. Sicuramente ha un'elevata qualità costruttiva, perché è una cosa fatta a mano. Sicuramente chi li fa affila anche, e vi arriva un prodotto bello da vedere e pronto da usare. Sono tanti maker bravi, io vi cito quelli che ho provato e conosco, ma credo ormai di averli provati quasi tutti. Abbiamo i ragazzi della Fontani, per quanto riguarda gli italiani, Emilio D'Astolfo, che è bravissimo, Antonio Farina, che saluto, altrettanto bravo e persona squisita, Tonnarini è un altro costruttore di rasoi, scusate se ne dimentico qualcuno, ma questi è quelli che conosco. Abbiamo gli stranieri che tuttora producono, quindi c'è Drew Dick, l'inglese, Yuri Kravchenko e Roman, ucraini, Gergely Horvat, HG Razor, che è ungherese, anche lui molto bravo. Di quelli che non producono più, purtroppo abbiamo l'amico Jens Sandor, bravissimo costruttore, che è morto molto giovane. Michael Waterhouse, uno dei migliori costruttori di sempre, anche lui ha tirato i remi in barca.
Alice Blade, Cedric, il francese, Ian Nant, anche lui francese, che non so se continuano la loro produzione, ma l'elenco è lungo. Abbiamo il GOAT americano, quindi Tim Zawada, Max Sprecher, Robert Williams, parecchi non producono più, però ancora roba loro si trova. Quindi sicuramente per chi inizia, che consiglio do? Avete un prodotto performante e fatto bene. Avete un prodotto curato nei dettagli, però un prodotto caro. Si va dai, diciamo, attorno ai 250-300 euro per un modello di base, fino ad arrivare a cifre che superano i 1000 euro per qualche maker particolare come Sprecher o altro. Perché non lo consiglio a chi inizia? Non lo consiglio a chi inizia per un semplice motivo. Il mondo del rasoio è molto vario. Per poterlo gustare a pieno bisogna provare delle cose e bisogna trovare la strada più giusta per il proprio viso, un po' anche per le pietre. Quindi bisogna capire se la molatura che io preferisco è quella molto sottile, quindi una full hollow, se io preferisco una lama più piena, se io mi trovo meglio con un 8 ottavi o mi trovo meglio con un 7 ottavi, se io preferisco la punta classica tedesca tonda, mi piace la barber, mi piace l'irlandese e via discorrendo. E queste sono tutte cose che si scoprono con il tempo. Quindi io considero il custom come un po' un punto d'arrivo, cioè dopo, ciao Franco, dopo, ciao anche a te Stefano, ciao Marco, dopo che ho sperimentato sulla mia pelle, sulla mia faccia, svariate cose, ho trovato la quadra, boh, mi faccio il rasoio personalizzato, quindi io so che mi piace 8 ottavi, mi piace un quarto hollow, mi piace la punta barber e mi piace il corno di Zebù. E mi faccio quel rasoio, quindi lo vedo più come un punto d'arrivo che un punto d'inizio. Ora la moda è un po' di tempo che privilegia, per esempio, le lame alte. E allora, diciamo, gestire una lama molto alta, ciao Stefano, quindi diciamo un 9 ottavi con una punta assassina, come può essere una irlandese o una punta come quelle che faceva Gene Sandor. Non è semplicissimo per chi ha tanta manualità e usa il rasoio da tanti anni, perché la toccata, il taglio è sempre all'ordine del giorno. Chi inizia non ha la manualità e quando si mette in faccia il lamone che c'ha la punta che fa male, spesso ha timore, si tocca e il timore aumenta, quindi inizia a non spingere, quindi perdi un po' quella che è la pressione, i movimenti corretti che devi fare, proprio perché diciamo, ti viene questa specie di terrore che hai in mano un'arma assassina. A volte c'è, non dico il terrore, però il timore. Io ho qualche rasoio bello anche di Genes, che ha una punta veramente cattiva, e ogni tanto ci stai attento. E quindi chi ha meno manualità fatica, e quindi poi fatichi a capire la tecnica giusta. Per questo lo sconsiglio. Non solo, un altro motivo per cui lo sconsiglio è che giratela come volete, salvo qualche caso, il rasoio dopo una decina di barbe, 15 o 20 a esagerare, lo dovete rimettere su pietra. Quindi non è la spesa migliore per mettere su pietra un rasoio da zero. Sicuramente per chi inizia, quando mette su pietra un rasoio da zero, fa le cazzate. Le abbiamo fatte tutti, quindi le fate anche voi. Magari c'è il fenomeno, uno su 10 che non le fa, ma gli altri 9 le cazzate le fanno. E fare le cazzate su un rasoio da 40 euro che taglia bene, te ne strafreghi, e fare le cazzate su un rasoio da 500 euro, diciamo, tira un pochino più, scoccia un pochino di più. Per questo io non mi sento di consigliarlo, soprattutto le lame alte, le lame appuntite. Evitatele perché ne vedo tanti di ragazzi che partono col custom e si arenano proprio perché poi hanno paura a metterlo su pietra o hanno timore a metterlo in faccia. Partite, volate bassi, partite con calma perché è un mondo in costante evoluzione
che nel giro di qualche tempo vi permette di trovare la quadra e il comfort finale. Non abbivichiate, non abbiate fretta di partire. Si parte con calma e piano piano si scoprono le cose, si arriva al traguardo e lì ci si concentra, ci si libera dei rasoi che non hanno il taglio che fa per la vostra pelle e si compra cose che vi piacciono. C'è chi parte con i foulon, Visolingen, scopre che gli piace la lama più spesso, si converte agli inglesi tipo Wadenbacher, dà via tutto il Solingen e si tiene solo gli inglesi. È normale. Quindi non lo consiglio proprio perché secondo me bisogna partire con calma. Vedete, sono tutto bello. Ripeto, non so se funziona sta cippa lippa di Facebook che non sono capace, non vedo i commenti se me li fate, l'altra volta li vedevo, non so come mai per grazia ricevuta, però me li leggo dopo con calma e quindi vi rispondo. Ciao Michele, ciao Stefano, saluto a tutti quelli che si collegano. Passiamo all'ultimo ramo e campo che è quello che mi sta più a cuore e più voluto, il rasoio vintage. Quindi un rasoio fatto tanti anni fa. Sono utilizzati rasoi che partono dall'inizio del 1800 fino ad arrivare ai tempi nostri. Sono prodotti che sono fatti con molta cura e nascono per quello scopo. Una volta c'era solo quello per farsi la barba. Quindi quello era studiato per fare la barba e per funzionare. Abbiamo una giungla di rasoi vintage. Diciamo, per facilitarvi un po' le cose, le zone di produzione sono di meno dei prodotti buoni. Abbiamo in Italia, malgrado c'è una buona cultura della coltelleria, forse Mastro Pietro, uno dei pochi produttori, non ce ne trovano tanti. Chi la fa da padrone sono Solingen, quindi i rasoi tedeschi, i francesi, la zona di Thiers-Sissard, come con lame come il Legrellot, il Thiers-Sissard, e tante altre. La Svezia con il loro acciaio svedese, quindi i meravigliosi Eskilstuna, gli Antonberg e chi più ne ha più ne mette. La Spagna con la sua produzione di filarmonica, palmera, Iberia e via discorrendo. La Gran Bretagna, quindi con la zona dello Sheffield, Reynolds, Wadenbacher, Mappin e Webb e chi più ne ha più ne metta. E poi il Giappone con i loro brand classici, che oltre a fare i camisori facevano anche ottimi rasoi, Feon, Kikobushi, Manaslu, Saito, Iwasaki e via discorrendo. Quindi abbiamo una vastissima gamma di prodotti, con una vastissima gamma di prezzi. Quindi si va dai 40-50 euro. Si arriva ai 1.400 euro per un Britain in condizioni perfette. Quindi qui la forbice è veramente un forbicione colossale. Anche qui per chi inizia, non vi faccio i conti in tasca, nel senso, io sono consapevole che c'è chi, perché mi contattano, può iniziare e dice c'ho un budget per comprare rasoio di 300 euro, voglio un bel vintage, e chi non ce li ha, deve spendere di meno. Anche per chi ha il budget, anche in questo caso, datevi un attimo di tempo, perché quel vintage da 300 euro sicuramente è figo per fare le foto, sicuramente taglia bene, però anche quello lo dovete mettere su pietra e rischiate di rovinarlo. Non è detto che il blasonato vi faccia la barba bene, cercate di capire che rasoio serve alla vostra faccia. Io vi faccio un piccolo esempio, Puma. Non ne ho neanche uno, ne avevo uno, poi ho venduto anche quello perché non mi trovo, non mi piace come tagliano la mia barba. Tanti sono innamorati dei Puma, i Puma sono dei rasoi favolosi, non vanno bene per la mia faccia, quindi io evito di comprarli, però io ci sono passato sopra, lo so. Quindi anche per chi, diciamo, secondo me inizia a partire sempre piano con un prodotto tranquillo, è una buona cosa, perché vi evita di spendere e sperperare soldi, soprattutto perché non è detto che la rasatura a mano libera ti piace. C'è chi spende 200, 300 euro in un bellissimo vintage, lo prova,
si accorge che il mano libera non è per lui e è costretto a rivenderlo, magari rimettendoci 50-60 € per un utilizzo. Quindi partire piano, secondo me, è sempre ideale. Perché? No, prima vi dico un'altra cosa. Il vintage buono da comprare, ho detto, lo potete trovare su eBay, sul mercatino del rasoio tipo dei gruppi Facebook o nei mercatini dell'usato. Che tipologia di prendere? Prendere? Voi qui avete due strade. Nel mercatino dell'usato o su eBay potete comprare il rasoio da sistemare spendendo poche decine di euro. Però, sempre nell'ottica di chi inizia, questo rasoio voi lo dovete sistemare, quindi dovete ripulirlo, dovete riaffilarlo e quindi vi serve un po' di materiale per pulirlo e tutte le pietre per affilarlo, quindi 3.000, prefinitura e finale. Quindi magari per fare tutta questa operazione, sì certo risparmiate nel rasoio che spendete 20 euro per un rasoietto magari non bellissimo, però ne spendete 150 nelle pietre e nel materiale, vale la pena? O è meglio spendere 100 euro, 80 € in un buon vintage già restaurato e 30 euro in una pietra per mantenerla? Bella domanda. La risposta non è facile. Quando voi partite con un mondo nuovo, come quello della rasatura a mano libera, la cosa essenziale c'è sempre il caso dei due che iniziano, si fanno la signora barba senza colpo ferire. In tutti i campi c'è chi prende subito mano e parte a bomba ed è bravo, ma c'è anche chi la prima volta si scorteccia, il rasoio non gli taglia, si sfregia, si taglia la gola, si taglia un orecchio, chi più ne ha più ne metta. Quindi quello che si raspa tutto deve capire perché si raspa tutto. Quindi quando inizi un campo nuovo, per capire dove sbagli, le variabili secondo me devono essere meno possibili. Quindi se te decidi di comprare un rasoio e lo devi sistemare da zero, poi lo provi quel rasoio, non ti taglia, dove hai sbagliato? Hai sbagliato la pressione, l'angolo? Non lo sai perché è la prima volta che lo provi. Hai sbagliato ad affilarlo? Hai sbagliato le pietre e non lo sai perché è la prima volta che le provi, quindi non riesci a capire, fatichi a capire che errore hai fatto. Nel caso invece io prendo un rasoio sul mercatino Facebook da un venditore bravo, dopo ne parliamo. Io so che il rasoio che mi ha dato è affilato da barba, perché probabilmente lo ha anche provato. Quindi lì le variabili sono poche. Io dico sempre quando prendono un rasoio da me, le prime volte non scoramellarlo, te l'ho scoramellato io proprio per farti evitare l'errore di scoramellatura. Provalo. Te sai che hai in mano un rasoio che fa la barba perché l'hai preso da un venditore di cui ti fidi, ti fai la barba, non ti taglia, ti scorteci tutto. Qual è l'errore? È facile che l'errore sia il tuo di manualità, di pressioni sbagliate, non è detto e dopo vi spiego. Però qui la variabile, visto che dato per accertato al 100% che il Spalma Nutella con l'uomo barbuto, lo faccio rivedere perché ci è collegato dopo, categoria merda industriali. Proprio perché il prodotto che io ti ho dato, diamo la certezza assoluta che è funzionale, l'unica variabile è trovare il peso corretto per metterselo in faccia, l'angolo corretto e la spinta giusta, quindi la manualità. Se non ti funziona, probabilmente c'è qualcosa che non va nella tua manualità. La volta dopo lo correggi. Se la prima volta l'hai fatto così e mi dici io l'ho fatto così, ti dico no, forse è un angolino troppo aperto, tienilo più chiuso. La seconda volta lo fai così. Come ti sei trovato? Mi sono trovato meglio, ha tagliato di più. La volta dopo lo chiudi un altro po', tiri di più la pelle, magari trovi la quadra.
4-5 rasature e trovi il verso. Questo però perché hai in mano un prodotto che sai che funziona. Quindi, secondo me, per iniziare bene, non serve tanto, serve un rasoio di cui siamo sicuri dell'affilatura che sia corretta e funzionale, tac, e una coramella. Non dico neanche, non comprarti la pietra, aspetta, perché comunque sia una decina di barbe te le fai. Quindi aspetta un attimo, vedi se ti piace e poi compri la pietra. Cioè, c'è gente che spende 700-800 euro, parte col custom, la giapponese, la coramella di Cordovan. Prima aspetta di saperle usare. La coramella di Cordovan, che è delicata, la prima volta che scoramelli ci fai dire. Io ho visto dei tutorial di fenomeni che uno ancora, io me lo ricordo, ancora rido. Cioè, coramella paddle nuova, voleva far vedere la scoramellatura, acchiappato di filo, è andato giù di filo, gli ha fatto un ricciolo che sembrava le patonze quelle che si fanno sul legno quando accendi il fuoco nel bosco. Ma cazzo fai tutorial se cioè non sai neanche come si tiene in mano il rasoio? Quindi, per chi inizia, l'errore è quasi certo al 100%. Il taglio lo faccio tuttora io, lo fate anche voi. Però, se avete un po' di manualità, è più difficile andare a sbrondolare tutta una coramella di Cordovan da 150 euro. Secondo me, io ve lo dico, è da pirla. Se per il tuo livello di sensibilità del viso non ti accorgi della differenza con una coramella, ancora non sei in grado di accorgerti con una differenza di una buona coramella industriale, parti con quella almeno. Se la tagli, boh, pazienza, la sistemi e via. Quando hai imparato, te la fai buona. Venditori su eBay. Adesso è molto più ristretto il campo. Una volta si comperavano i rasoi inglesi in Inghilterra, i giapponesi in Giappone, i rasoi in America. Adesso con le normative nuove è un pochino più difficile. Non è che è più difficile, è che purtroppo anche eBay vi calcola in automatico la dogana e tutte i tassi, lassi, vassi, massi. E per prima un rasoio che compravate a 120 euro, che era il prezzo suo, adesso lo comprate a 160-170, quindi non è più conveniente. Mercati paralleli, Todo Collection, Milannuncios spagnoli, che sono stati per anni la fonte dei filarmonica, che lì sopra si trovavano. Io ho visto gli aumenti con l'aumento del mercato della rasatura mano libera, aumento delle persone che li cercavano. Si è partiti da 100 euro su Todo Collection o Milannuncios per un bel filarmonica NOS. Siamo arrivati a un anno e mezzo, 2 fa, ai 350 euro, addirittura metterli l'asta, poi c'è stato il crollo e la fine dei pezzi, perché non sono infiniti, è roba fatta tanti anni fa, prima o poi finisce e anche lì sopra non si trova più tanto. Quindi, spesso e volentieri, quello che trovate su eBay sono rasoi messi da affilatori o venditori italiani e li ritrovate anche sul mercatino del rasoio di Facebook. Quindi, voi che comprate il vostro primo rasoio dovete stare attento a qualche particolare. Chi ha l'occhio esperto, bene o male, la sola la evita. Chi non ha l'occhio esperto, a meno che non si appoggia a venditori che sono considerati affidabili, la sola non sempre la vede. Io ti vendo un prodotto, non tutti vendono il prodotto corretto o vendono in buona fede. Io ti vendo un prodotto. Io ho visto gente che si è messa a vendere rasoi dopo un mese che si faceva la barba perché ne aveva comprati 20 da restaurare. Me ne è capitato qualcuno per le mani, veramente un disastro, che non tagliava neanche il burro, semplicemente perché chi vende non ha abbastanza esperienza per fare una filatura. Però la gente vende uguale e chi compra prende la cosiddetta sola. Quindi, innanzitutto, che cosa guardare? Secondo me, la prima cosa, il primo specchio della verità è il prezzo. È talmente avanti il mercato della rasatura, è battuto, che i prezzi si conoscono. Se voi andate in un mercatino di paese, quello che prima vi tiravano nella schiena, vi davano 20 euro il bambola nuovo, adesso non capita più. Quando ne trovate uno ve lo fanno pagare, perché questi sono andati in internet e hanno visto
che valore hanno. Quindi chi vende rasoi non è l'ultimo degli sprovveduti, è uno che i rasoi li conosce, li sistema e sa quanto valgono. Quindi se io ti vendo un filarmonica a 70 euro, non è perché sono io un santo o un coglione e te sei fortunato perché lo hai trovato, semplicemente perché quel rasoio filarmonica ha qualche difetto e c'è il venditore corretto che lo vende a 60-70 euro perché riconosce il difetto, c'è il venditore meno corretto che te lo vende a 160 perché è un filarmonica. Però di sicuro quel rasoio lì ha qualche difetto. Cioè, se te vai in un qualsiasi mercatino di Facebook, di orologi e vedi un Rolex che costa 200 euro, io penso che il dubbio ti viene. Sono io che sono fortunato e che ho trovato un Rolex a 200 euro. O è quel Rolex che c'è qualche problema? La stessa cosa nel mercato della rasatura. Quindi, prezzi bassi esistono, vanno accompagnati ad un prodotto che ha qualche difetto. Io ti vendo un filarmonica Double Tempo sul mercatino 14, alto 25, con lo stencil che si vede e ti chiedo 60 euro, c'è qualcosa che non torna. È palese, cioè nel senso è sotto gli occhi di tutti, quindi non vi devo dire occhio alle fregature. Poi ogni rasoio, ogni prodotto che viene venduto ha la sua descrizione. Io a chi inizia consiglio di non guardare la descrizione, cioè di guardarla col giusto peso. Ci sono dei venditori come io annovero qualcuno, secondo me, che è molto bravo, che conosco, che è Luciano Festari, per dirne uno, Andrea Traldi, per dirne un altro, Manuel Castagna se vende qualcosa, Massimiliano Vicini se vende qualcosa. Allora, venditori come questi, che sono bravi, onesti, affilano molto molto bene. Luciano, se hai un problema su un rasoio, non che è affilato male, che non ti piace come taglia, te lo riprende indietro e ti ridà i soldi. Ma non è perché il rasoio ha problemi o ha affilato male, è perché lui è una persona onesta e un bravo venditore. Dai, mi ci metto anch'io tra questi venditori bravi, ma non voglio farmi pubblicità. Quando vedete questi nomi, secondo me, potete anche fare a meno di leggere la descrizione del rasoio. Sapete che il prodotto è funzionale, quindi guardate l'estetica se vi piace. Per altri che non si conoscono, buttateci l'occhio, perché di cose strane ne vedo veramente tante. Le ultime che mi vengono in mente, rasoio ribassato in geometria. Allora, senta a me, rasoio ribassato in geometria, è come se io ti dico, ti vendo questo cerchio quadrato. Che cazzo vuol dire? O è un cerchio o è un quadrato? Sono due cose completamente differenti. Rasoio in geometria, cosa intendiamo? Intendiamo una lama che è in geometria, quindi lo spessore della costa, l'altezza della lama, lo spessore al filo e quello nei canoni, nei parametri costruttivi. Quindi, se un rasoio è 8 ottavi, la costa mettete è 6, 7,2, 7,8 mm, lo spessore è Y. Il rasoio, ricordatevi, è sempre più fino man mano che si scende. Ribassato. Cosa vuol dire ribassato? Ribassato vuol dire che quel rasoio lì ha una cricca nel filo, a volte si spezzano perché il filo è sottile, io chiappo. Scusatemi un attimo. Chiappo la mia carta vetrata, qui vi faccio vedere su una diamantata, e lo traguardo, operazione che si fa in questa maniera. Vado a consumare tutta quella parte sottile del filo che è rovinata o che ha delle ossidazioni che si sgretola o che ha una spaccatura e arrivo al materiale buono che posso poi affilare.
Questo rasoio in geometria? No, semplicemente perché immaginatevi un filarmonica che è alto 25,4 con la costa 7,5, mettete millimetri. Io lo ribasso di 3 mm. Rimane sempre una buona altezza, quindi diventa alto 7 ottavi, 22-23 mm. Io la costa non la tocco, quel rasoio in geometria no. Perché un 7 ottavi magari deve avere la costa di 6,5, quello c'ha la costa di un 8 ottavi e l'altezza di un 7 ottavi, non sarà mai in geometria. Qual è l'unico sistema che permette in geometria? L'unico sistema per metterlo in geometria è portare la costa alla misura corretta per l'altezza del filo. Quindi diciamo, il ribassare il rasoio è la prima operazione più invasiva che potete fare su un rasoio, è la peggiore. Ciao Cataldo, la più invasiva di tutte. Io che sono un, tra virgolette, costruttore di rasoi, o credo anche Francesco Compagnucci che fa, ha iniziato a fare rasoi, fa anche degli ottimi lavori, bravo, ha il macchinario per rimolare e ridare la rotondità e il giusto spessore alla costa. Quindi in quel caso posso dire, il rasoio sì, è in geometria perché Francesco l'ha ribassato, però ha anche mangiato la costa e quindi il rapporto tra spessore costa e altezza lama è corretto. Io, Roberto Santini, che ho una mola per grazia ricevuta, ma neanche ci metto un rasoio perché praticamente ci posso grattugiare l'acciaio al cromo morbideno, come lo porto in geometria questo rasoio? Semplice. Lo metto su pietra, magari per sicurezza proteggo il filo, e lo scartavetro fino a mangiare la costa. Ecco, quel rasoio ha subito le due operazioni più invasive che ci sono in un rasoio, che è il ribasso e il mangiare la costa su pietra. Può essere un rasoio in geometria? Assolutamente no, è proprio, è come dire, un cerchio quadrato. Quel rasoio può essere venduto? Sì, perché Bob che fa questa operazione, poi quel rasoio lì, siccome, dopo vi dico un'altra cosa, sa che il ribassare il rasoio poi comporta in difficoltà in affilatura, semplicemente perché non hai più le misure corrette, perdi un'altra misura molto importante, che è lo spessore del filo, perché lo mangi e vai su uno spessore molto più pieno, cambi proprio molatura, devi mangiare tanto materiale per affilarlo, quindi l'affilatura è ostica e si fa su pietre molto basse. Io la faccio sulla carta vetrata partendo dalla 180 per non star sul rasoio 12 ore. Però se quel rasoio taglia correttamente, io te lo posso vendere. Logicamente lo devo mettere a un prezzo consono, 40-50 euro. Altrimenti non ha senso. Altri casi. Voi non comprate lo stencil del rasoio, né il manico, né quanto è lucido il rasoio. Voi comprate il rasoio, il taglio lo dà l'altezza della lama, voi comprate il rasoio per l'altezza della lama. Quindi sentire parlare di rasoi in condizioni eccezionali che nascono 8 ottavi ridotti a 23 perché hanno magari lo stencil bello, non esiste. Quello è un rasoio, comunque sia, ribassato, consumato, che può valere nel caso di un filarmonica 140-150 euro. Quindi non vi fate perculare. Il rasoio ribassato si riconosce abbastanza bene, questo l'ho ribassato oggi per voi. Questo è un puntaquadra, si fa più fatica. Guardate l'angolo in alto, la mezzaluna del tallone. Vedete quant'è innaturale? Sembra interrotta all'improvviso, non è armonico e tonda. La punta è la stessa cosa. Lo vedete subito quanto è ribassato se ci date un occhio. Guardate la mezzaluna del tallone e la mezzaluna della punta. Se sono armoniche, raccordate, tonde, un semicerchio. Ok, se sono così a spigolo, questo rasoio è stato ribassato. L'ho ribassato prima della live. Quindi questo è un rasoio ribassato, punto. Con i suoi problemi, in questo caso la costa integra, difficoltà di affilatura e taglio, diciamo, non al top. Questo è anche spezzato e non ho voglia di affilarlo, quindi non lo troverete mai sul mercatino. Ribasso naturale. Il ribasso naturale esiste perché i rasoi si consumano,
E come tutte le cose che si consumano, crescono di misura, come magari il vostro pisellino, è normale. Quando si affilano i rasoi, la nastratura è una cosa moderna. In antichità lo affilavano con la costa libera, quindi hai il consumo naturale, che non è un consumo sempre cattivo, perché consumi il filo del rasoio e consumi la costa. Mantieni inalterata quasi la sua geometria. Magari è un po' brutto da vedersi, a un certo punto la costa la spiani e il rasoio non si affila più, però finché c'è costa c'è speranza. Questo è un rasoio che avevo messo nel mercatino, mi sembra 50 euro, poi non me ne ero accorto. C'ha la scatola del Puma, il manico del Puma, io non sono andato a guardare lo stencil, anche perché era una roba che vendevo per chi iniziava, ma Giovanni Bellavia mi ha detto: ma guarda che la lama è di un Henkels. L'ho guardato bene, effettivamente la lama è di un Henkels, l'ho ritirato dal mercatino perché magari lo rivendo, ma a cifre minori per correttezza. Allora, questo è un ribasso naturale, non è un ribasso su carta. Vedete, comunque sia, mantiene le tondità, la costa è consumata. Ecco, questo per chi inizia magari è un buon rasoio, perché la lama è buona. Lo affilo, provo se taglia la barba, su pietra con un nastro si affila. Quanto può valere? Ma io che ne so, questo rasoio può valere 30 euro, ve lo posso vendere a 30 euro più la spedizione, perché di più non vale, anche se la lama è buona. C'è la scatolina, però la lama è Henkels, il manico in Puma. Cazzo, ve lo devo vendere? Cosa vi chiedo? 100 euro? Non esiste. E così fanno, diciamo, i venditori seri, però resta comunque un prodotto vendibile. E va descritto come prodotto vendibile. Io l'ho tolto perché ho detto che era un Puma. Non avevo voglia di cambiare l'annuncio e di metterlo, l'ho tirato via direttamente. Questo va descritto come rasoio rimanicato, lama Friodur, manico Puma. 6 ottavi con ribasso naturale a 5 ottavi. Taglia correttamente la barba. Sì, quanto costa? 40 euro spedito. E allora ci sta. Se io non ve lo dico e ve lo metto 80 euro, magari qualcuno lo compra perché lo vendo io, ma vi solo. Vi do una sonora sola. Non perché ti do un rasoio che non funziona, ti do una sola semplicemente perché ti vendo un prodotto a un valore molto più alto del suo reale valore. Siccome né io né altri venditori seri lo fanno, diciamo, ci possiamo considerare affidabili e non freghiamo il prossimo, soprattutto che inizia. Fregature sono tante, sulle pietre, ne vedrete. Altro esempio, inglese Sheffield con la sua scatolina. Non mi ricordo il marchio perché non leggo, comunque questo è importante. C'è la pipa, un piprazor. Altra marca molto molto buona di rasoi inglesi. Dio, boh, non c'ho la luce. È un Wostelong, scusate, ecco, quindi una marca diciamo storica. Faccio vedere così. Sembra a posto. Costa poco consumata, andamento regolare, non è ribassato. Buon. Un Wostelong, 120 euro con la sua scatolina. Io penso che 2 giorni lo vendi, faccio 100 perché sono bravo. No, non è corretto. Perché io ho lavorato questo rasoio. Questo rasoio, guardate la punta. Vedete come stonda? Si vede. Questo rasoio in punta era rotto. Proprio scheggiato, sbeccato. Potevo ribassarlo, ma mi mangiavo 2 mm di rasoio e poi lo buttavo via. Allora io cosa ho fatto? Da dove partiva la beccatura? Tac, l'ho stondato, ho tolto la beccatura. Si vede? L'occhio esperto lo vede, l'occhio poco allenato non lo vede. E se lo compra 120 euro. T'ho dato una sola, perché non è un rasoio nuovo, è un rasoio difettato in punta. La descrizione corretta di questo rasoio è ottimo Wostelong per chi inizia, taglio molto performante perché tagliano veramente bene,
stondato in punta e leggermente ribassato per rottura. Valore di questo rasoio, io penso corretto, 50 euro spedito. Questo che volevo far capire. Bisogna leggere un pochino le descrizioni. Quindi diciamo, i parametri fondamentali che dovete vedere è se comprate in generale un rasoio vintage e lo volete anche restaurare, uno che non abbia ossido sul filo. L'ossido è di due tipi, quello nero poco invasivo e la ruggine rossa che è disastrosa. Se è sul piatto di lama, se è sulla costa, si toglie, non fa tanti problemi. Se è sul filo è un problema, perché se è a destra e a sinistra e quell'ossido ha mangiato, quando lo lucidate e lo ripulite, il filo vi si sgretola. Quando lo affilate, il filo vi si sgretola. Non è un prodotto consono. Anche quando comprate un usato, allargate la foto, se vedete sul filo tipo la buccia d'arancia, ocio, perché quelli sono buchi che ha lasciato l'ossido, è facile che quando lo affilate quel buco diventa un dentino ed è fastidioso. Quindi parametro fondamentale è l'ossido. Secondo parametro, l'altezza della lama. L'altezza della lama deve essere il più vicino possibile all'altezza originaria. Quindi il rasoio tanto più a valore quando questa altezza è vicina all'originale. Qualcuno non lo dice ribassato, perché dire che questo fisarmonica 14 è alto 22, tutti lo sanno che gli manca 3 centimetri e mezzo di lama, ma chi inizia magari non lo sa. E quindi dice, cazzo, un fisarmonica 120 euro. Io lo compro, controllate sempre. Filarmonica 14 nasce 8 ottavi, tutto quello che in meno ai 25,4 è mancanza di lama. Filarmonica 13 nasce 6 ottavi, tutto quello che è sotto i 20 mm è mancanza di lama. Qualsiasi modello che voi comprate, soprattutto i Solingen, spesso sul codolo, se voi allargate, c'è la misura in ottave. Puma 6 ottavi, alto 17, gli manca 3 mm di lama. Può tagliare bene, ma deve avere il suo corretto valore. Se non c'è scritto, andate in internet e guardate il modello. Spesso trovate le misure originarie. Quindi l'altezza della lama è un fattore molto importante che voi che comprate il primo rasoio dovete controllare. Non vi fate perculare dallo stencil bello, ragazzi. Guardate le caratteristiche di nascita di quel rasoio e confrontatele con quello che vi viene venduto. Potete comprare anche un rasoio da 40 euro come questo o da 50 come il Vostelon. Tagliano bene, nessuno vi frega se tagliano bene, ma ve lo devono fare pagare il giusto. Per i filarmonica che vanno molto, concludo dicendo che per me le altezze da 24 millimetri in su non inficiano molto sul taglio. Già altezze di 22-23 tolgono parecchia capacità di taglio. Un filarmonica alto 23 secondo me non può andare sopra i 100-120 euro, perché comunque sia vi frego, c'è poco da fare. Purtroppo il tempo è scaduto e sono stato anche abbastanza lungo, forse lo riprenderemo l'argomento. Un'altra cosa che purtroppo l'italiano non fa è che noi siamo un popolo un po' di pecoroni. Quando io compro un prodotto e il venditore che me lo vende dichiara certe cose, il prodotto deve essere conforme. Se così non è, protestate. Cioè, non prendete la sola e state zitti. Prima protestate con chi ve lo vende per trovare una soluzione. Se te compri un rasoio da me o da Luciano e mi dici non taglia, io se quel rasoio l'ho provato e ti dico guarda, l'ho provato prima di spedirlo, forse sbagli qualcosa, taglia bene. Se io quel rasoio non l'ho provato, semplicemente ti dico perché io posso sbagliare, tutti possiamo sbagliare una filatura, ti dico ok, rimandamelo alle spese mie, io ti pago la spedizione, te lo controllo, nel caso lo riaffilo e te lo rimando con la certezza 100% che funziona, dopo sta a te trovare la mano.
Quindi comunque sia, se c'è qualcosa, non lo prendete, non lo mettete nel cassetto. Se comprate per esempio una giapponese e vi funziona peggio dell'ardesia che usate da mesi, chiedete il perché al venditore, perché io Bob questo rasoio lo affilo bene da barba sull'ardesia. La mano è mia, il rasoio è quello, è una pietra, è una pietra. Se compro la Nakayama finitura 5 più e affilo quel rasoio e taglia peggio dell'ardesia, c'è qualcosa che non va. O c'è qualcosa che non va nella pietra, o c'è qualcosa che non va nell'utilizzo di quella pietra. Sbaglia ad usarla, ma non c'è scritto come usarla. Quindi, oh, venditore, ho questo problema. Come funziona? Perché non mi funziona? Dove sbaglio? E lui te lo vende, te lo deve saper dire. Io ho venduto delle giapponesi rognose perché magari non mi piacevano, però avevo trovato la quadra, quindi ti dico, usala così, così, così. E se il venditore vi risponde picche, semplicemente fate come gli americani, scrivete la recensione negativa, perché la recensione negativa, che da noi non si usa, fa male. Perché tante baruffe sono venute fuori grazie alla recensione negativa, perché se si lamenta uno su 100, non succede niente. Se si lamentano due su 100, non succede niente. Se andate a vedere Metal Master Jap, grande venditore giapponese di pietre in voga qualche anno fa, lui ha 100 recensioni, 80 negative e 20 positive. E chi ci compra la roba da lui? Un matto. E dopo non si deve lamentare se prende le sole, perché te l'hanno detto. Quindi, mi raccomando, controllate bene gli annunci. Guardate i punti salienti, se è a ossido, se è ribassato, procedura la più invasiva possibile, quanto manca dall'altezza della lama. Poi gli altri parametri sono parametri estetici, ma non danno il taglio del rasoio. E boh, quindi diciamo, per iniziare partite bene con un rasoio affilato da non spendere un capitale. Vi fate le ossa e poi ci ragionate sopra. Quando quello che vi vendono non è conforme alle vostre aspettative, chiedete il motivo perché chiedere è un diritto, rispondere è un dovere. Se vi rispondono picche, fategli una recensione negativa, punto, fine dei giochi. Non è che c'è, ti ammazza nessuno se fai una recensione negativa, anche perché a volte è capitato in tanti casi che io ho fatto la recensione, no, io, X ha fatto la recensione negativa. Tutti hanno preso coraggio e poi tutto l'alfabeto ha fatto la recensione negativa e quel venditore lì ha smesso di dare il sole. Quindi non vi fidate neanche di me, nel senso non è che tutti vi danno le sole, però qualcuno con le parole ci gioca. Come vi ho detto, ribassato in geometria è un gioco di parola che fa ridere. Chi conosce i rasoi può trarre in inganno chi non li conosce. Quindi scrivete, chiedete spiegazioni, lamentatevi. Quando parlerò delle pietre, questa cosa la ridirò perché adesso è veramente una giungla. Vi dirò anche magari due o tre sistemi per testare le pietre in maniera empirica con una pietra di paragone per vedere se effettivamente i valori che vi hanno dato possono essere vicini alla realtà o sono completamente lontani, ma lo faremo quando parleremo di pietra. E quindi, in conclusione di tutti i discorsi, ma visto che è un discorso che è piuttosto lungo, per chi inizia, il mio consiglio è uno, è sempre stato quello. Comprate un rasoio da un venditore affidabile, pronto da usare, e provatelo. La variabile è la vostra mano e quella si corregge, si trova la strada. Venditori affidabili: Luciano Festari, Andrea Tarni, Manuel Castagna, Mattia Lambertini, tutti quelli che fanno video, che affilano, vi danno un prodotto conforme, il cui presente Bob è più o meno. Quando avete dei dubbi, scriveteci, io sono disponibile, rispondo a tutti. Ho trovato questo rasoio, secondo te, come messo? Guarda, non conosco il venditore, però il rasoio non è messo male, il prezzo è corretto. Io lo dico sempre in chiaro, guarda, non conosco il venditore, però quel rasoio è palesemente ribassato e costa un capitale. Poi vedi te se lo vuoi comprare. Perché tanto io non devo vendere nulla, ormai quasi tutto quello che potevo dare via, mi sono dato via. Se ho voglia metterò questi due sul mercatino per chi inizia. Questo, il Puma Frankenstein, non lo so. Se
Sicuramente il Wastelon sì, perché è un rasoio bellino che taglia e merita una volta affinato. E quindi chiedete anche consigli ai più esperti, perché tutti vi danno un consiglio e tutti vi danno una mano. Detto questo, sono stato anche molto molto lungo, vi faccio vedere il mio trofeo, che sono serio, Accademia Scapicchio. Mi sono anche sistemato dalle mie belle barber per fare la live. La prossima volta faremo altre due parole su questo. Parleremo un po' di pietre, poi magari quella volta dopo parleremo un po' proprio della geometria dei rasoi. La mia intenzione è quella di iniziare un po' dall'ABC, non solo farvi vedere l'affilatura e la rasatura, perché dopo un po' rompe anche i marroni, magari trovare un rasoio un po' messo male, affilarlo assieme a voi per farvi vedere qualche trucchetto, qualche escamotage. Comunque, spero di non avervi annoiato troppo e che possa servire a qualche bella recluta. Ora vi saluto, perché ve la dico in pesarese: aio da gia magnè, dalla mi burdela. Questo è pesarese, anche se sembra romagnolo. Quindi un abbraccione a tutti, un saluto e come sempre alla prossima live. Buon divertimento col mondo della rasatura col mano libera, che è un mondo molto molto vario e divertente, e buon inizio a chi inizia. Ciao a tutti, alla prossima.